siamo nell'ambito del congresso, del 38esimo congresso nazionale degli storici della fisica e dell'astronomia, e svolgiamo una sessione qui a Planetario, una sessione dedicata all'astronomia. E quest'anno è un anno particolarmente ricco di anniversari importanti. Abbiamo per esempio gli 80 anni delle leggi razziali, che hanno avuto un impatto molto negativo anche sulla scienza italiana. Abbiamo l'anniversario, gli 80 anni della scomparsa di Ettore Majorana anche. E abbiamo anche il bicentenario della nascita di padre Angelo Secchi, che è considerato uno dei fondatori dell'astrofisica moderna. Quindi oggi facciamo una sessione del convegno qui al Planetario proprio per rimarcare l'importanza di questo personaggio e diciamo l'importanza della storia dell'astronomia. Noi siamo una società appunto di storia della fisica e storia dell'astronomia, che sono discipline sorelle che hanno avuto intrecci molto interessanti nel corso della storia scientifica. È importante sapere che dal 10 al 14 di ottobre ci saranno 800 tour operator tedeschi nella nostra città, che promuoveranno nel corso dei prossimi anni Reggio Calabria, la città metropolitana di Reggio Calabria, in tutta la Germania, per tutta la Germania. Quindi il flusso turistico è strettamente legato all'aspetto culturale, ma si incrementerà nei prossimi anni grazie ai tour operator tedeschi che sponsorizzeranno la nostra provincia in tutta la Germania. Io vi porto i saluti del sindaco e sono particolarmente lieto di questa circostanza, perché sono stato uno degli estensori del programma elettorale del sindaco, e proprio in uno dei punti di questo programma era quello che riguardava il turismo contestuale, perché il nostro cruccio principale era proprio quello che è una città come la nostra, che al di là di qualche piccola intemperanza climatica si può permettere di ospitare congressi durante tutto l'arco dell'anno, purtroppo ancora non aveva valorizzato questo aspetto. Noi piano piano siamo riusciti a portarlo avanti, anche il vostro congresso naturalmente ha dato un contributo notevole a questo. La nostra città comunque ha sicuramente delle criticità e qualche problema anche abbastanza serio, però riteniamo che possa giocarsela alla grande sul campo turistico. Immagino che siete già stati al Museo Archeologico Nazionale e tutto quello che può offrire anche dal punto di vista paesaggistico. È proprio importante, diciamo, noi siamo venuti qui anche perché abbiamo percepito questo entusiasmo non solo scientifico ma anche civile. E la professoressa Misiana è stata, ci ha aiutato moltissimo nell'organizzazione di questa sezione, e noi siamo stati attirati proprio qui da questa energia positiva. Grazie. E con queste ricadute molto belle, molto positive, anche dal punto di vista civile, soprattutto. Quindi siamo molto contenti di essere qui, di avere questa sessione particolare qui.